Allora, su di lei adesso li testiamo tutti, perché? Perché faremo una globale pulizia del cranio. Quindi vuol dire con tre tecniche di Edic vedrete che metteremo a posto tutte le strutture del cranio in un colpo solo, se ragioniamo nel modo nuovo che vi ho detto. E quindi tutto il corpo ne ha beneficio, e quindi testiamola lei e vediamo quello che rimane o che non rimane. Poi tu te lo devi ricordare, ognuno si deve ricordare quello che gli è rimasto, così che nei giorni successivi progressivamente puliremo fino a trovare quello che non rimarrà pulito e lo metteremo a posto, localmente se vorrei. Chiaro? Eric, scusa, posteriormente non vado a visitare sul no, 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 non la faccio. Dentro, sì, sì. Quindi questi sono i suoi flessori, ok? Tipo un deltoide anteriore. Semplicemente glielo testo, resisti, ok? È importante che a questo livello voi cominciate a imparare a fare i test di controresistenza. Un test di controresistenza non si fa spingendo il soggetto, lei qui era abbastanza forte per la sua forza, ma si fa in questo modo. Lo si fa tenere, si stacca la mano, ci si riappoggia in un punto non doloroso e si dice resisti, e progressivamente si aumenta la spinta, di modo che lei abbia tutto il tempo di adattarsi alla mia progressiva pressione. Se do delle botte, questi muscoli non capiscono, la troveranno sempre debole. Quindi se volete fare un test di controresistenza per valutare un muscolo, deve essere un test che vi è utile. Se voi da soli ve lo falsate, siete dementi, ok? Quindi cercate di far sì di fare un test serio. Vai bene, non devi avere disagi, eccetera, eccetera, resisti forte, io spingo progressivamente, tipo dire che io spingo progressivamente, perfetto. Ad esempio lei non ha nessun disturbo da questo punto di vista qua. Poi possiamo testare che cosa? Un grande muscolo flessore, i suoi addominali. Quindi possiamo chiedere al paziente di piegare, di incrociare un po' le gambe, di venire a un consumo dell'addominale piano piano, brava, e di tenere questa posizione. Tienila forte, resisti bene, ok, e abbastanza forte. Perfetto, scendi giù, deve resistere. Un flessore puro va più che bene, quindi stiamo testando un po' di seno, va più che bene, resisti forte, io spingo forte, brava, ok. Posso anche testarmi questo qua, per dire, o più semplicemente mi tengo i piedi verso l'alto e dico resisti, ti mando in su, ok, stop. Ora, uno può dire, ma questo è un flessore di anca, mentre l'altro è un estensore di... Sì, ma noi pensiamo a un concetto fasciale. Tutto ciò che è avvolto, tutti i muscoli che sono avvolti da queste fasce anteriori. Stessa cosa, me la metto di qua, resisti forte, forte, resisti. Ma qui resiste, fai un po' più di fatica forse da questo lato, ma niente di terribile. Però a volte queste robe le puoi anche quantificare. Resisti forte. Ok, diciamo che sul suo versante anteriore è abbastanza pulita. Forse qualcosina qua che non è eccezionale. Ora possiamo andare a testare un versante laterale. Un versante laterale potremmo andare a testare un deltoide laterale. Quindi ci possiamo mettere qua, io spingo in giù, tu resisti, vai, bravissimo, perfetto. Un pettorale anche, resisti forte. Resisti forte, bravissimo. O poi magari lei è fortissima su tutto, resisti forte. Aspetta, dottore. Resisti forte, benissimo. Mi testo ad esempio giù un tensore della fascia lata. Poi tanto quando lo farete a qualcuno dei vostri compagni, sarà qualcuno debole da qualche parte. Ok. Metto che così colpito un po' interrotato, io spingo in qua, tutti in qua all'esterno. Resisti forte, forte. Sento questo qui, cede un po'. Vediamo dall'altro lato che succede. Resisti forte, forte. Molto più forte questo. Lo senti, no? Ok. Quindi abbiamo trovato qualcosa sul suo lato che è un po' debole. Cosa dovremmo fare? Vado sul lato, pulisco e ho risolto i miei problemi. Questo dovrei fare, ok? Ma vi farò vedere che lavorando sul cranio, magari funziona già con queste tre tecniche, oppure con dei punti specifici si rinforzerà. Però io non farei così a un paziente, perché rischio di dargli una pulizia momentanea. Ecco perché io ti consiglio, pulisci tutto il corpo. Se poi rimane qualche cosa, vai a metterlo a posto del cranio. Però c'è magari chi vuole fare cose diversamente, quindi io ti do un po' di opzioni. Ritestiamo, perché questo è un po' debole. Tienilo sempre qua, ok? Vai, tienilo forte. Forte. No, questo non c'è. Ti dà fastidio. Ok.
Adesso ti chiedo di andare sul fianco, su questo fianco qua. Ok? Qui posso ancora testarmi, se proprio voglio, un muscolo del fianco, quindi il gluteo, medius. Resisti forte, forte, bravissima. Potrei testare anche un QL a questo livello, potrei testare degli estensori delle braccia. Se vuoi ti faccio mettere la pancia in giù già subito. Poi ti darò i muscoli da testare primariamente, così danno i pazienti, prima di testare tutti. Però è importante che cominci a testare i muscoli, perché poi quando facciamo il clinical ci sarà una parte in cui testeremo tutti i muscoli del corpo, ok? Quindi già qui ti sei portato un po' avanti. Sapete come testare i QL, i QL sono importanti da testare, e anche come testare i TLS. Ora vogliamo fare la parte posteriore, ok? Quindi chiediamo a lei di venire su come per fare i dorsali. Bravo. Tira sulle tre gambe, perfetto, resisti, bravissimo, perfetto, sei forte, bravo. Estensori così classici, tanto per, resisti forte, forte. Qui ad esempio non è fortissimo, vediamo sull'altra, tribola un po' troppo. Chiede da sola, forte. Forte. Qui più forte, ok? Quindi abbiamo questi estensori che non funzionano tanto bene e quell'abduttore che non funziona tanto bene. Testiamo prima il QL. Girati sul fianco, quello che vuoi. Non è la parola, quindi non gira solo sul fianco. Il QL. Molto qua. Avete già visto fare queste cose tante volte, no? Quindi sto testando il QL di destra. Blocco. E dico, ora ti tirerò in qua, voglio che rimani chiusa così. Resisti progressivamente, resisti forte. Non ce la fa più, ok? Vediamo da quest'altro lato. Bravo. Quindi viene di modo da averlo bello serrato. Può anche usare un braccio il paziente, se vuole ancorarsi, può anche ancorarsi, cammina. Quindi, tieni bene lì, non mi fare vincere, resisti forte. Forte. Qui è molto forte, ok? Quindi ha un QL debole qua, un tensore della fascia lata debole lì e un estensore qua. C'è tecnico da tutto, eh? Bisogna il buco, entra. Ora testo un gluteo massimo, tieni da sola su, da sola, così. Tieni forte. Ok, bravissima. Tieni da sola, tieni forte, no, qui c'è, ok? C'è questo. Qual era il QL che c'era? Questo QL? Oh, ricordatevelo, perché non è che lo tutto. E poi l'ultima cosa posso ottenere, il piede dorsiflesso, tieni da sola forte, io spingo in giù, resisti forte, vai, resisti. Resisti, bravissima, basta. E che serve chissà che cosa? Tieni da sola. Resisti forte, no, qui cede, ok? Quindi, cedi su questo, cedi due muscoli qui, cede un QL e cede qua, ok? E lui può anche aver trovato un suo specie di compenso, non lo so. E poi l'ultima cosa che non ho ancora testato, che era forse questo lato qui, no, questo qui, ti metti ancora su questo fianco sotto. Non è necessario per forza metterlo sul fianco, tanto hai già fatto tensione della fascia lata e quelle che ti va più che bene, ma anche in questo caso possiamo andare a testare il suo gluteo medio di nuovo. Resisti forte, forte, tribola tanto, non ce la fa. Quindi tensore, gluteo medio, gluteo massimo, qui sono deboli, okay? QL di qua è debole, estensore di qua è debole, mi pare anche questo è debole, quindi tutto questo arco inferiore è debole. Ti trovi? Non era terribile. Qua c'è una frattura per il cerebrale della strada, che da 16 anni fa, e una regressa lussazione di rotola. Vedete Pancesco? Noi abbiamo, forse non l'abbiamo fatto con quello, faremo la clinica, abbiamo fatto le prove di tutte le articolazioni? La chinesiologia sulle articolazioni, sì. Abbiamo già fatto, okay. Quindi voi saprete, abbiamo fatto un sacco di cose, allora. Quindi voi sapreste come testare le cose crociate, lei magari ha ancora una disfunzione attiva ed è questa che gli sta causando debolezza, guarda, non ho la minima idea,
Quello che ti posso però dire è che questo test qua, molto semplice, abbiamo già visto che cosa? Il deficit di questo arco qua, soprattutto sul versante latero posteriore. Ha deficit in estensione e ha deficit sul QL. Trovi? Quindi è molto probabile che lei abbia qualche schema alterato sulla parte posteriore e soprattutto posterolaterale. Quindi che abbia anche dei tender point dolorosi su tutta la parte di metacranio indietro. È molto probabile. Possiamo ancora testare i flessori del collo e gli estensori. Quindi sono un attimo gli occhiali. Bene, ci mettiamoli qua così. Tieni la testa su, il palmo su, vai. E resisti forte. Vai, brava, perfetto. Gira un po' di qua, brava. E qui c'è il problema. Gira di qua, brava, più forte. Quindi la debolezza di questo lato, sternopelo di destra e flessore di destra, ok? La stessa cosa la potrei fare dietro o potrei fare semplicemente, vai dietro, brava, aspetta, giri qui, vai dietro, e vai dietro, ok? Anche in questo caso questo lato è un po' debole, ok? Quindi è un po' il flessore e l'estensore è un pochettino debole. Allora, No, in generale gli estensori. Quindi avrei potuto testare il latissimus dorsi, il teres major, i deltoidi posteriori. Li ho fatti, ho preso un gruppo. Perché tanto tu devi considerare di lavorare a catena. Tutti questi qua. E poi c'è anche una sovrapposizione delle zone. Cioè lo psoas, quasi sempre io lo miglioro coi punti laterali, a volte si migliora coi punti frontali. Tra l'altro vediamo anche i tuoi psoas come sono, perché poi vi darò la lista dei muscoli più importanti da testare, più o meno sono questi. Questi della testa non tanto, ma tutti gli altri che vi ho detto più o meno sono importanti. Quindi di nuovo psoas, che sono dei muscoli, che è importante, perché sono quei muscoli che vanno spesso in disfunzione. Quindi è bene testare quelli che vanno spesso in disfunzione. Ok, tieni da sola qui, tanto sai già come si fa, resisti forte, questo qui c'è. Vediamo qua. Aspetta un po' di più, bravo. Tieni da sola, così, forte, resisti forte, anche qua. Questi qui cedono praticamente entrambi, ok? Non saprei dire chi meno, cedono un po' entrambi. Quindi ha anche qualcosa sulla flessione che non va. Io non sono ancora riuscito a identificare se una parte è alta o una parte bassa, ok? Però sicuramente lei è peggio dietro. Ci stiamo, no? E davanti. Okay. Partiamo. Il solo osso, tutto il resto si muove su quel solo osso, ok? Quindi bastano 3-5 vettori per mettere a posto tutto. Faccio esattamente l'opposto, cioè prendo il lato che viene su volentieri, me lo porto su e l'altro me lo porto giù, ok? Arrivo fino alla fine, cioè fino a quel punto in cui sento che è troppo rigido, sto tirando troppo. Allora torno leggermente indietro e mi fermo. E aspetto 2 minuti. Faccio esattamente l'opposto, cioè prendo il lato che viene su volentieri, me lo porto su e l'altro me lo porto giù. Ok? Arrivo fino alla fine, cioè fino a quel punto in cui sento che è troppo rigido, sto tirando troppo. Allora torno leggermente indietro e mi fermo. E aspetto 2 minuti. Okay? Metto la mia eminenza tenar che blocca la parte alta del cranio, quindi sto tirando come se l'occipite fosse 2 ossa. Io qui faccio 2 minuti, non 1 minuto e mezzo, perché voglio dare una regolazione generale, quindi è come se ci associasse un cranio sacrale classico. Okay? Tiro su e resto in questa posizione, generalmente non è fastidioso il paziente. Non per spingere con la tua mano, rilassala, se dovesse essere fastidioso ci metti un cuscinetto, eccetera. Ora, cosa sto facendo? Se la sfera basilare è un osso solo, io sto alzando la parte dell'occipite di destra e sto abbassando l'occipite a sinistra. Quindi questo occipite sta inclinando e ruotando verso sinistra. Ti trovi? Contemporaneamente, cosa sta capitando alle mie suture parietali? L'osso parietale di destra sta venendo in alto e l'osso parietale di sinistra sta venendo in basso, perché sto spingendo. Okay? Quindi ho già fatto ruotare tutta la sutura lambdoidea e ho già fatto lavorare tutte le sutura sagittale. Poiché sto facendo la stessa cosa e sto bloccando giù, come vedi con la mia mano sinistra, i parietali e sto tirando su tutto il resto, non sta ruotando nella stessa direzione anche il frontale? Quindi anche tutto l'osso frontale sta ruotando verso quel lato.
l'osso occipitale sta venendo delicatamente in alto. Scusami, l'osso temporale sta venendo delicatamente in alto senza fare grossi movimenti lui stesso. Okay. Quindi già con questa ho già agito su tre suture. Tu contenti il tempo tu? Bravissimo, ok? Questo qui. Io potrei anche lavorare, visto che il cranio sacrale puoi lavorare sia in modo diretto che indiretto. Io lavoro in indiretto, cioè lei non voleva salire col sinistro, quindi voleva scendere. Io sono andato verso dove lei ti riferiva. Sto 2 minuti e ricontrollo, ma avrei potuto tranquillamente fare l'opposto, come fa la maggior parte della cranio sacrale. Cioè andava verso dove non voleva andare e la teneva lì. Il corpo cercava di tornare indietro e l'avrebbe tenuta lì, hai capito? Sarebbe stata una diretta. Non cambiava niente, perché il cranio piace sia uno che l'altro. È solo la tua deformazione professionale. Io amo l'indiretta, stacco. Io amo l'indiretta e quindi rimango in indiretta. Perché a volte la diretta tribolo, l'indiretta tribolo meno. Nessuno ti vieta di fare un lato e a volte cambiano le cose completamente, poi anche la stessa tecnica già un lato fuori. Il cranio sacrale è tutto ammesso, ok? Ricontrollo, era già gommosa prima e più uniforme. Adesso che abbiamo fatto questi 6 minuti, vediamo ritestandola se è cambiato che cosa è cambiato. E poi dopo anche vediamo di ricordarci. Allora, lei aveva, qui andava benissimo, aveva gli psoas che non funzionavano, piega. Rosari, guarda se è cambiato qualcosa nei malleoli o meno. Non è detto che deve per forza cambiare, eh? Cambierà più con i punti specifici coronali. No, più uguale? Sì. O è come prima, non so. No, meglio. Io non l'ho visto. Okay. Quindi guardatevi queste cose qua, ok? Tieni da sola, lì, così, da sola, io scrivo forte, vai, resiste. Hai faticato, però comunque tenere. Prima la schiena. No. Tieni da sola, così. Forte, resiste, no, cede, ok? Quindi qui un po' di miglioramento, qui cede, questa è la gamba quella più difettata, no? Aveva il tensore, vediamo, vuol dire che lei ha tutta una serie di punti, quindi, che facilmente sono molto molto dolorosi, ok? Adesso non glieli stimolo per non avere nessun tipo di effetto qua, e vediamo dove possiamo avere avuto il miglioramento. Questa è la porta, non la testo, resisti che sto studiando qua, vai, resiste. Tensore della fascia lata migliorata, particolarmente bene. Senti, no? Era questo l'hanno fatto loro. Sì. Senti, c'erano un po' i frontali, ma non era una roba terribile quella. Ed è un po' fastidioso al paziente, quindi se proprio cede lo ritesto. Se tiene non sarà quella la cosa importante. Adesso ti giri piano piano sul fianco, perché c'era anche il gluteo medio che era particolarmente debole qua. Grazie, ok. Tieni da sola, così, resisti forte, forte, guarda che bella forza rispetto a prima, ok? Quindi il gluteo medio migliorato, metti la pancia in giù, poi vediamo quello che rimane, vediamo quello che è durato anche domani, eh? Allora, questo era quello debole, giusto abbiamo detto? Okay. Quindi, anche il sedere di questo, non era questa quella? Buono. Il gluteo qual era quello debole? Questo qua? Ok, cominciamo a testare, come sono qua. Tieni da solo, ok? Tieni fuori. Forte. No, è debole. Questo ce n'è, ok? C'era anche un disco curale, secondo me. Questo? Ok. Tieni su di qua. Lascia un attimino così, ok? Tieni forte, forte. Questo è migliorato, ok? Quindi è rimasto un gluteo medio ancora. I TLS erano forti, c'era un QL. Ok, così, brava. Metto un po' più chiusa così, credo che è meglio. Per me puoi usare le braccia, non mi cambia niente, ok? Tieni forte e comincia a tirare. Vai, resisti, vai. No, non ce la faccio. Sentivi che tiravo, eh? Sì. Ok, torna al centro. Ok. E c'era questo braccio debole? Sì, okay. Metti il viso come era, non so come era prima. Tieni da sola qui, ok? Metti sto tenuto. Da sola qui, forte.
Resisti forte, 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 forte. Quindi gli è rimasto un QL da questo lato, un gluteo medio di qua e uno psoas non so più da che lato. A sinistra. A sinistra, ok? Tre. Vabbè. Buono, no? Abbastanza bene, andiamo. Vediamo domani che cosa, se rimane, quindi devi ricordarti tu le tue cose, però. Ok, perfetto. Eric, ma nel caso non si ripete la tecnica. Destra, okay. Il gluteo a sinistra e l'iopso a sinistra. Ok, sì, ieri ho detto ricordatevi quello che rimane, ma in realtà non era quello, era ricordatevi quello che c'era prima, ma mi ricordo un po' di cose. Okay. Quindi quelli facilmente saranno probabilmente ancora deboli, ok? Si possono anche testare, ma andiamo a testare quelli che invece erano deboli prima, che poi sono cambiati. Allora, c'erano due iliopso a che forse erano deboli, giusto? Ed era rimasto qualcosa di debole di questi? Sì, sinistra. Ok, ok. Allora, stiamo a sinistra. A sinistra. Tieni, lasciate una tieni tranquilla. Tieni da sola, tieni, forte, forte. Ok. Non è granché. Questo l'ha migliorato? Mm. Okay. Tieni da sola, forte, 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 forte. E questo è abbastanza forte. E non hai grossi fastidi alla schiena. Poi, le cosce che andavano su e giù, quelle andavano bene? Sì. Ok. Poi c'era un tensore della fascia lata? Sì, sì. Ok. Che non andava bene? No. Che era questo? Mm-hmm. Ok. Lascia bello molle. Scusami, totale. Tieni, comincia a spingere. Forte, 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 forte. Ma questo era migliorato dopo? Sì. Ok. Questo è forte. Poi c'erano dei glutei medi, quelli erano migliorati? No, il sinistro no. Okay. Girati con la mila. Poi magari qualcosa migliora, anche progressivamente. Resisti forte? Forte, 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 forte. Questo sembra migliorato, ok? Poi sai che si è migliorato nell'arco della giornata. Poi? Gli estensori, le braccia. Facili. Erano migliorati? Sì, sì. Poi la prova per questo? Tutti e due. Da sola. Forte, 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 forte. Tieni da sola. Forte, 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 forte. Ok, questo è. Poi c'erano dei glutei che erano deboli? Sì. C'era una gamba che era tutta debole. Vieni su, da sola. Forte, 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 forte. Non è fortissimo. Questo era migliorato o non era migliorato? Non era migliorato. Ok, praticamente non è fortissimo. Poi cosa c'era? Gli scocurali? Ah sì, 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 questo era migliorato o no? Lasciamo. Sì, sì, questo sì, no. Forte? Forte, 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 forte. Questo è forte, quindi non mi ricordo se era migliorato o meno. Poi c'erano di quelle che uno non era migliorato, che non era migliorato. Non glielo testo, potrebbe essere migliorato come no, ma non glielo testo. Che cos'altro era migliorato? Io voglio testare prima anche quelli che erano poi migliorati. Ma penso che siano questi. Questi, sì. Ok. Ok, va bene. Basta. Adesso anche voi testate i vostri parallel di ieri. Ok? Cercando di ricordarvi quello che aveva debole, lo ritestate. Lo riparagonate se è rimasto qualcosa. L'effetto del solo cranio, ve l'ho già detto, può essere per sempre. Due ore, che magari dà un effetto challenge, o 15 giorni. Quindi ecco perché io non lo reputo uno strumento idoneo sufficiente. Perché se lui sta bene per 15 giorni e poi mi torna come prima, sono fatto il solo cranio. Quindi molto meglio che io pulisca tutto, se qualcosa non riesco a pulire che mi rimane, allora me lo vado ad aggiustare col cranio, allora sono sicuro che sarà permanente la mia risposta, chiaro? Per sicuro non c'è niente. Però solo così il paziente sta bene, ma è un po' come fare l'intrasto di tutto il corpo, sta bene, non può prendere dietro. Però per farvi capire comunque è potente nei confronti del resto del corpo, se non dobbiamo solamente dare un momento corretto della terapia, ok? Allora, testate tutti quanti e poi ci sentiamo se